ragazzi, ci troviamo qui per preparare una ricetta con ingredienti per fare una pizza. Nella bullo ho già posizionato 900 g di farina di semola di grano duro rimacinata. Abbiamo tempo a disposizione, però non tantissimo, quindi farò una versione abbreviata della lievitazione. Lievitazione che vi racconterò dopo. Intanto procediamo con una fase di autolisi della farina, andiamo a mettere un poco di acqua. Se abbiamo qui 900 g di farina, ecco qua, andremo ad aggiungere una quantità di acqua pari a circa il 55-60%. Poi, essendo semola di grano duro, ne assorbe anche di più. Ci regoleremo strada facendo. Intanto mettiamoci questa quantità. Tenete conto che il lievito io l'ho già preparato nell'acqua, quindi mi devo tenere basso ora con l'acqua che aggiungo. Mi fermerò al 50% inizialmente, quindi 450 g di acqua. Accendiamo la nostra bilancia e posizioniamo a bullo sopra. Provo ad alzare anche, ecco, la telecamera, segna 0, spero si veda, e andiamo ad aggiungere acqua fredda per 450 g. Vi faccio vedere anche qui 450. Perfetto. Chiaramente, se non avessi fatto 450 preciso, come in questo caso, una quantità leggermente superiore andava bene lo stesso. Noi ora andiamo ad impastare grossolanamente l'impasto. Ci possiamo anche aiutare con un cucchiaio, se non ci vogliamo sporcare le mani, un cucchiaio qualunque di acciaio andrà bene. E dobbiamo sostanzialmente attendere. Farà tutta la farina. Andiamo quindi a togliere la bilancia che c'è sotto per non stressarla ulteriormente. Eccoci qua. E con una forchetta qualunque misceliamo il più possibile, ma in maniera grossolana, la farina con l'acqua. Vedete che la semola di grano duro assorbe molta acqua, quindi per questo processo mi potrei trovare anche costretto ad aggiungerne di più. Le quantità non mi sono note, quindi sto lavorando un po' così. Io difficilmente seguo una ricetta leggendo, so quelle che sono le regole base, poi mi adatto molto a occhio. Eccoci qua. L'impasto deve essere compatto, ma non troppo. Ecco qua. Per quanto riguarda l'autolisi, ancora c'è bisogno di un po' d'acqua, perché secondo me sotto scavando c'è farina che non si è legata. L'autolisi è quel processo, quindi riposizioniamo un attimo sulla bilancia, così so esattamente la quantità che ho messo. Quindi 450 era prima, adesso ho azzerato, aggiungiamone un'altra 50 grammi. Eccoci qua. Ora sono 553 grammi di acqua su 900 di farina. L'autolisi, vi dicevo, serve per avviare un processo fermentativo, no, ma di decomposizione della farina, ecco, che permette di agevolare poi tutte le lavorazioni successive. Le farine che subiscono questo processo di autolisi poi riescono ad essere addirittura più elastiche, perché appunto tutto il discorso della glutine che si trova un po' in tutte le farine di grano è agevolato, è già in parte formato. Quindi l'autolisi effettivamente con una farina di forza non è richiesta. Io in questo caso mi sono voluto mettere ad utilizzare quella di semola perché è l'unica che ho. E quindi adesso vediamo un pochettino di lavorare bene l'impasto. Vi assicuro che per le focacce la farina di semola è perfetta, ragazzi. Assolutamente. Solo le quantità bisogna un attimo osservarle bene. Qui la composizione deve essere simile a quella della plastilina. L'ideale è creare un impasto che sia umido,
ma che non si attacchi alle mani. E vi assicuro che con la semola di grano duro questo lavoro è agevolato. Infatti viene usata proprio per fare la pasta, non a caso, pasta secca, pasta fresca. Eccoci qua. C'è ancora farina non legata, però io devo aggiungere il lievito dopo che contiene ancora acqua e per questo motivo io mi ritengo soddisfatto. Mi fermo qua. Sì, il processo di lievitazione ormai è in atto, è passata una mezz'ora abbondante e posso andare ad aggiungere i fermenti al mio impasto. Con questa quantità, circa 100-150 ml, ci troviamo intorno al 60% di idratazione, qualcosina magari in più. Vediamo un poco, lavorando l'impasto, come esce. Quindi poggio ora la videocamera e ci vediamo dopo. Allora, per un po' lavorerò l'impasto insieme a voi, poi probabilmente avrò bisogno di entrambe le mani, essendo ora da solo in cucina. Non credo di poterlo posizionare con questo angolo per continuare il processo e farvelo vedere. Però quando lo vado a stendere magari sul piano di lavoro in acciaio, allora sì, riprenderò a filmare. Ecco, vedete, l'impasto è buono perché le mie mani sono pulite, non si attacca. Raccomando, come ho fatto vedere già nell'altro video, è necessario avere le mani pulite per fare questo lavoro casalingo e le unghie non devono contenere smalti o lavorazioni particolari e se andate in un esercizio commerciale i guanti sono essenziali. Allora, sì, direi che l'impasto è perfetto. Bene. Allora, lavoro un po' l'impasto con due mani e lo metto sul piano di lavoro. Ci vediamo dopo. Ragazzi, diamo una rapida occhiata all'impasto e a quello che sto facendo. Ho preso dei wurstel e li ho tagliati a rondelle, poi ogni rondella a croce. Nell'impasto ho voluto mettere delle erbette che avevo congelate, tipo finocchietto selvatico, così, per dare sapore. Non ho ancora messo neanche un grammo di sale, lo metterò dopo quando faccio le pieghe. E mentre sto preparando questa cosa, vi faccio anche dare uno sguardo al forno perché, come vedete, c'è una splendida torta con la pasta frolla, torta pasticciotto. Quindi dentro c'è la crema pasticcera al limone. Bene, allora torniamo qui, proviamo a ritagliarci un pezzettino di spazio. Ho tirato fuori anche un poco di verdure. Cavolini di Bruxelles, broccoli, per insomma scongelarli e metterli sempre nel condimento. Farò diverse pizze, questa è la mia proposta, il mio intendimento, però l'impasto deve ancora lievitare. Ha fatto solo la prima fase, quella dell'autolisi, quindi adesso lo butterò tutto giù e farò incamerare quest'erba, che devo dire profuma tantissimo. Eccoci qua con l'impasto lavorato e con le erbe belle disperse all'interno. Ora bisogna prendere una ciotola pulita, cospargerla di olio e metterlo dentro, riposare. Qui è la fase della lievitazione, quindi la più importante. Siccome io ho in casa 20 gradi, insulterò il calore residuo del forno che sta facendo ancora la torta. Quindi quando tiro via la torta, apro il forno, lo spengo, aspetto che si raffreddi un pochettino e quando arriva intorno ai 40-50 gradi metto dentro la teglia a lievitare con quel calore che non deve essere assolutamente forte. Però purtroppo, siccome non posso fare la mia lievitazione lenta, perché di solito io la faccio fare anche in frigorifero, e questa è la tecnica tradizionale alternativa. E poi un altro video più particolareggiato, vi farò vedere il processo che prevede il bullish e quindi la lavorazione con la lievitazione nel frigorifero.
Eccoci giunti quindi alla fase finale in cui potete osservare dalle immagini il risultato. La pizza, vi anticipo che è piaciuta molto ai commensali. Voglio condividere con voi alcune informazioni relative al tempo di lievitazione di quest'ultima parte, che è durata circa 2 ore e mezza, e il fatto che l'impasto, essendo per così dire giovane, pur mantenendo un certo grado di elasticità, in alcuni punti si è bucato e quindi è stato necessario rattopparlo. Quindi la fase di lievitazione finale è stata preferita farla in teglia. Per evitare che l'impasto si attaccasse alla teglia, vi ricordo che le teglie erano state unte con dell'olio di oliva extravergine. Questa procedura, molto rapida e spartana, non ha nulla a che vedere con la procedura di una pizza fatta lievitare tutta la notte, e che vi farò vedere in un video dedicato. Non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon assaggio per chi di voi vorrà sperimentare questa ricetta. Se i miei contenuti vi sono piaciuti, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e lasciare un bel like.